Allora, buongiorno a tutti. Io sono il dottor Max, che come al solito qui parla dalla Tanzania, dove mi sono trasferito ormai 2 anni e mezzo fa e dove probabilmente morirò, perché di qui non mi schioda più nessuno. Mi trovo molto bene, la vita è tutta tranquilla, stile anni 60-70, per quello che potevamo ricordare, insomma, avere noi in Italia. Non è una dolce vita come quella italiana, no? Passata alla storia come dolce vita, però se hai qualche soldo in tasca è sufficientemente dolce da essere apprezzabile, almeno per quello che mi riguarda. Ecco, arrivato anche Trick. Trick, buongiorno. Benissimo. Allora, diciamo Buongiorno. che ci siamo tutti. Possiamo partire con l'intervento. Oggi è sabato, facciamo 2 chiacchiere sull'oro, e naturalmente quando si parla di oro, si parla di moneta, si parla di finanza, di economia, e si può parlare solo d'oro, no? Bisogna sempre spaziare, cercare di documentarci il più possibile a 360 gradi, perché uno dei problemi principali che abbiamo oggi è la specializzazione, come importanti autori americani avevano già fatto notare negli anni 60 e 70. E quindi una persona, un soggetto, si trova a magari a studiare, a sapere tutto del suo settore, però poi, come gli chiedi una cosa di cui non sa, insomma, è un problema. E quindi molti soggetti, purtroppo, che non hanno magari neanche una cultura, come si diceva una volta, umanistica, è abbastanza difficile capire quello che sta succedendo ora, con l'introduzione delle monete digitali, oppure parlando di salute e con quello che è successo durante la pandemia, perché come vedete non è una questione di intelligenza, che molti professori universitari, molti scienziati, molti gli ingegneri, tutte le persone che dovrebbero avere un IQ, cioè un livello di intelligenza superiore alla media, no? In generale. In realtà, dal punto di vista della coscienza, la loro coscienza è inferiore alla media per certi aspetti. Perché nonostante abbiano studiato, nonostante abbiano sicuramente una cultura più ampia rispetto, con tutto appunto rispetto ai contadini, è molto più facile che i contadini abbiano capito che c'era qualcosa che non andava bene, anche durante la pandemia, appunto a buon senso, piuttosto che tanti professori universitari. E questo purtroppo è una cosa, è una conseguenza della società cosiddetta post-industriale. Allora, oggi riparliamo un attimino della BIS. Ho finito di leggere il libro. Il libro è stato scritto da un signore che come pseudonimo si fa chiamare Adam Lebor, che però è un ungherese che vive a Budapest. E il suo vero nome è Szabolcs Dudás. Lui è un giornalista, naturalmente scrive per riviste abbastanza. Buongiorno, Benita. Per riviste abbastanza importanti. È chiaro che non lo so se sarà uno lì, di quelli lì, però insomma, è sicuramente una persona che appunto scrive il libro. Ha detto, insomma, lui spiega dicendo: ho avuto l'occasione di approfondire questo argomento grazie a degli amici che erano molto vicini alla BIS, che hanno lavorato alla BIS. Piano piano, come vedete, questa che era una banca assolutamente segreta fino a pochi anni fa, perché io stesso non ne sapevo assolutamente niente. Parliamo della BIS, eh? Parliamo della BIS, che è la banca dei regolamenti dei conti di Basilea, considerata la banca delle banche, dove hanno probabilmente, ve lo do con il 99% di possibilità, creato le monete digitali, o meglio, tutti quei sistemi anche di software che ne devono permettere l'utilizzo. Va bene, sicuramente l'hanno fatto in sintonia, in cooperazione con Wall Street, con la Silicon Valley, è chiaro, no? È evidente, però diciamo, il think tank di questa cosa è il 99 su 100.
e Svizzera Basilea. Quindi quando comunemente parlando si parla anche adesso di Basilea 1, 2, adesso Basilea 3, non ci menzionano giustamente la BIS, perché voleva arrivare a dire questo, che la banca doveva rimanere abbastanza segreto. Non amano tanta pubblicità. Così come non ama tanta pubblicità Ovesta, giustamente, perché non è un prodotto di largo utilizzo, un prodotto che deve entrare in tutte le case. Quindi automaticamente non c'è bisogno di questa grande esposizione, no? Come invece a livello di marketing altri prodotti hanno bisogno e fanno un marketing molto più conservativo e molto più mirato. Quindi la BIS, banca completamente sconosciuta, se voi andate ai vostri direttori di banca, fatela questa operazione. E se lo conoscete, cioè avete un minimo di confidenza, durante magari il prossimo incontro, una cosa e quell'altra, gli chiedete: ma sai che ho scoperto della BIS? Mi dici, ma questa banca, ma la conosci? Non sanno assolutamente niente. Direttore di banca. Walter, sbaglio? Assolutamente no, è proprio così. Bene, ti ringrazio. Allora, facciamola breve. Questa banca, avrei tante cose da leggervi, ma lasciamo perdere. Questa banca è una banca che è stata costituita inizialmente, si chiama BIS in italiano, Bank of International Settlement, che è la banca che inizialmente è stata costituita tra la prima e la seconda guerra mondiale per gestire il progetto Young. Inizialmente questo nome Young, che vuol dire giovane, no? In inglese, era quello che veniva fuori dalle sanzioni alla Germania, che aveva in pratica era stata fregata. Io nella terza, scusate, nella trilogia lo spiego nel quarto capitolo come l'hanno fregata. Bene, bene, e probabilmente è attendibile quello che questo autore dice. Mr. Fagan, che io riproduco, ripeto, nel capitolo 4, l'hanno fregata e gli hanno dato le sanzioni, ma le sanzioni dovevano servire a bloccare la superpotenza tedesca, perché noi queste cose non le sappiamo, ma anche la Germania in quel periodo lì stava diventando un pericolo per l'impero inglese. Volete un esempio? In Tanzania, all'epoca, subito prima della prima guerra mondiale, subito dopo, c'erano i tedeschi in Tanzania, non c'era mica l'inglese, ma non soltanto era in Tanzania, erano in tanti paesi nel mondo, proprio perché loro, i tedeschi, evidentemente anche loro erano supportati dalle grandi banche, dalle grandi finanze, perché non ricordiamo, non dimentichiamoci che i grandi banchieri al mondo sono quasi tutti ebraici, come si sa, e poi sono quasi tutti tedeschi. Questa non è una cosa che capita a caso. Molti di loro vengono dalla tradizione dei Medici, dalla tradizione del Medioevo italiano, come Warburg da Venezia. Noi queste cose non le sappiamo, ma poi si sono tutte riciclate, in parte in Svizzera e poi in Germania. Questa banca era quindi stata costituita da Schack, è il direttore della Banca di Londra. Shalman Schack è stato il direttore della Reichsbank, della Banca del Führer. Conosceva anche il Führer, non si è mai dichiarato nazista, era sicuramente un massone, come ha dichiarato nel suo libro apertamente, è stato iniziato. Ed ha seguito la filosofia di Hitler fino a che a un certo punto, io ne ho parlato perché ho letto la biografia di Shalman Schacht, ne ho parlato in un altro intervento con Ubaldo Croce, è stato, diciamo, pro nazista fino a un certo punto. Poi si è reso conto che molti soldi, troppi soldi, andavano all'acquisto di armi, sostanzialmente, o alla produzione di armi, e lì se ne è un attimino distaccato, tant'è che ha rotto i rapporti per un certo periodo con il Terzo Reich, che poi dopo è stato richiamato successivamente. Fu lui che creò il miracolo della ripartenza della Germania.
In effetti, anche tutta la storia delle sanzioni si perse poi praticamente niente, perché la Germania non pagò tutte le sanzioni, pagò un mese soltanto, cioè un anno soltanto, no, lo pagava mi sembra ogni 3 mesi o ogni mese, pagò un mese soltanto, dopodiché la Germania non poteva ripagare, non poteva pagare, sì, e continuava a indebitare, e insomma ci fu questa pressione. Anche da parte di Shalman Shaker, da parte di Morgenthau Normal, che era il direttore della Banca di Londra, perché anche loro erano già amici, erano amici, amici, proprio amici, amici. Tant'è che un giorno, a un certo punto, decisero, fecero un altro convegno, un altro comitato che si chiamava Davis, anche con gli americani, e praticamente la Germania non pagò più. Non pagò più queste sanzioni. E anzi, a quel punto, Shalman Shaker bussò chiamò l'amico Norman a Londra e si fece dare 100 milioni di sterline d'oro all'epoca per far ripartire la macchina tedesca, far ripartire l'economia, così che poi la Germania avrebbe potuto ripagare i debiti, perché è chiaro che se la Germania è in una situazione di completa improduttività, non avendo nessun utile alla fine dell'anno, ma anzi accumulando debito su debito, i debiti di guerra non avrebbe mai pagati. E allora dissero: no, così non funziona. Naturalmente la Francia si opponeva a un sacco di cose, perché questi debiti, dovete capire, non era l'accordo prevedeva, la sanzione prevedeva che la Germania dovesse pagare un'enorme quantità, non so, mi ricordo se erano 60 milioni di dollari all'epoca, in oro, perché all'epoca la moneta vera era ancora l'oro, come adesso per certi aspetti. Non in prodotti e servizi, voglio dire, almeno fosse stata in prodotti e servizi sarebbe stata una cosa un po' più accettabile. Quindi faccio una storia lunga, ve la faccio in sintesi, la Germania riparte nella produzione, riparte anche proprio nella macchina finanziaria con l'AG Pharma, Farber, che poi si è trasformata nella BASF, nella Bayer, nella Coletta, ci sono state poi altre aziende, nella Earth ci sono state altre aziende che hanno emanato, no? Ma tutte queste aziende qui erano aziende che avevano supportato il Terzo Reich, avevano finanziato Terzo Reich, perché i finanziamenti sono arrivati internamente e sono arrivati anche da Wall Street. Va bene? Questa bis ha avuto il ruolo cruciale di coordinare gran parte degli scambi proprio a livello anche diplomatico fra l'asse, per esempio, e gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. È stata fondata, come dicevo, dal direttore della Banca di Londra e dal direttore della Reichsbank, del terzo Reich. E quindi, come vedete, a quel livello lì c'era proprio un rapporto di stima, di dialogo, direi quasi di fratellanza. In effetti, l'autore, Adam Le Bon, lo dice. Che si respirava all'interno della BIS sin dalla sua costituzione 1930, un'area di un, insomma, un, era un ambiente di club esclusivo di fratellanza. Lo dice chiaro luce, è come se fosse un ordine iniziatico. Pian piano la BIS si è ampliata, ha capito che doveva puntare sulla tecnologia ed ha inserito la computerizzazione, cosa che a livello bancario era ancora rudimentale, anche in America. Quindi è stata ed è tuttora una banca 15-20 anni avanti rispetto a tutte le altre banche, anche se noi non la conosciamo. Quando ci hanno da fare un corso di aggiornamento, gli stati, cioè le banche centrali di ogni stato, va a Basilea oggi. È così dal 1930. Ora, che cosa è successo? Detto in due parole, è successo che c'è la seconda guerra mondiale, con l'avvento di Hitler. Hitler è stato finanziato, ormai l'ha detto Anthony Sutton, l'hanno detto tanti autori, l'ha riportato anche questo Dumas qua, insomma, ormai provato che è stato finanziato.
finanziato da Wall Street. Henry Ford stravedeva per Adolf e molti altri imprenditori, tra cui la grande imprenditoria tedesca, perché è chiaro, uno che ha poi un'azienda e trova una testa calda come poteva essere Hitler, che dice no, noi ricostruiamo la Germania, vogliamo una Germania indipendente, vogliamo, per un imprenditore significa ovviamente far ripartire l'azienda, far ripartire la produzione e dare speranza a quello che fa. In un certo senso era anche comprensibile questa cosa. È vero che non tutti gli imprenditori tedeschi siano stati nazisti, perché potevano anche rimanere indipendenti, non quello che ho capito io non sarebbe successo niente, però ovviamente, come succede poi sempre tutte le parti, se entrano in politica hanno gli appalti, hanno i soldi, hanno i finanziamenti, hanno tutte le porte aperte. Allora, quindi, cosa è successo? Concludo perché ci sarebbe tante cose da dire. Concludo che quando poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, Norimberga, tutte queste cose che ci hanno venduto, adesso si fa giustizia. Oh, ma ci fosse stata una cosa che ho approfondito nella storia e sia veramente conforme con quello che ci hanno raccontato. Non ce n'è una. Io non me ne ricordo nemmeno. La storia è sempre diversa. Allora, questi nazisti, questi gerarchi nazisti, quelli che non si sono, tra virgolette, piegati a Norimberga, diciamo quelli di secondo, terzo e quarto ordine, alcuni sono stati impiccati, molti meno di quelli che dovevano essere impiccati, ma quelli poi, pezzi grossi, che sono stati messi in galera, chi gli è andato 10 anni, chi gli è andato 5 anni, gente che aveva magari fucilato, dato l'ordine di fucilare magari 10, 15, 50 persone in una notte sola, gli è andato un po' di anni in galera. Ma cosa è successo? Sapete che succede? Dopo 4-5 anni questi qui erano tutti fuori. Ma anche lo stesso Krupp, il famoso imprenditore della Ruhr, che c'ha un impero, è stato messo 2-3 anni in galera e poi è ritornato a fare quello che faceva prima. Quindi tutta la struttura veramente dell'imprenditoriale, questa che rappresentava la vera forza della Germania, non l'hanno toccata nella realtà. Perché non l'hanno toccata? Non l'hanno toccata perché era già in business prima della prima e prima della seconda guerra mondiale, avevano contratti per esempio con la Standard Oil americana. Quindi si è incastrata la guerra nel mezzo, ma allora hanno continuato a fare business come l'hanno sempre fatto. E come dice anche l'autore, i soldi, il business viene prima di tutto, poi si parla del resto. Continuiamo a fare business finché si fa soldi, va bene, poi si parla del resto, va bene? La mentalità è questa qui. Quindi questa BIS ha mediato tutte queste cose, è stata nel mezzo a tutte queste cose. E molti di coloro che poi sono in parte, usciti di galera, questi generali, no? Questi gerarchi nazisti, erano poi amici di molti che presiedevano alla BIS, perché facevano in un certo senso business insieme prima, e quindi hanno avuto aiuti, facilitazioni, suscitici, e hanno ripreso tutte le posizioni che avevano prima. Tant'è vero, l'autore dice che sì, nella seconda guerra mondiale i tedeschi sono stati distrutti, ma non è stata distrutta l'imprenditoria e la forza finanziaria della Germania. Quindi i tedeschi, lui dice, una cosa importante, ascoltate bene quello che dice, avevano capito che avrebbero perso la seconda guerra mondiale e avevano deciso di riciclarsi nel futuro, una volta poi finita la guerra, come superpotenza finanziaria. Mi fermo qui. Poi tutto il resto, quello che succede dopo, lo lascio alla vostra libera immaginazione.
quello che sta succedendo adesso. Ora, la BIS, stavo vedendo appunto, sta venendo fuori, ovviamente piano piano, anche loro, vedi, hanno il loro canale su YouTube dove presentano gli incontri che fanno, e quindi non si possono più nascondere, però certamente inizialmente questa banca delle banche doveva rimanere molto privata, molto tranquilla, molto segreta. E come ho detto anche nell'altro intervento, i BRICS, che vogliono stravolgere il mondo, vogliono distruggere l'oro, no? Adesso ci sono questi attori che dicono l'oro distrugge il dollaro, lo vogliamo, il BRICS lo distruggerà. Non hanno capito un cazzo di niente, perché siedono tutti nel salotto buono di Basilea. E se succede anche un'operazione di questo tipo, state tranquilli che l'hanno pianificata insieme. È un grande esperimento, è evidente che il dollaro si dovrà ridimensionare, ma il dollaro chi lo controlla secondo voi? Il governo americano? No, la Fed è una banca privata, sono gli stessi che sono in Europa. Chi credete? Quelli che sono a Pechino, la stessa gente, le stesse elite, parlano tutti insieme, fanno convegni insieme, poi magari a livello politico si fa la guerra. La guerra la fanno fare a noi poveracci, mica la fanno loro. Sistema finanziario purtroppo funziona in questa maniera qui, anche se noi non lo sappiamo, funziona così. Allora, se non ci sono, ci sono domande, se no passo adesso la parola a Walter. Prego, fate pure domande, ho detto delle cose, magari insomma, un po' così, ecco, però mi piacerebbe che altri brontoloni mi dicessero queste cose prima, siccome studiano poco, sono degli ottimi intrattenitori, ma sanno poco niente. Domande? Mi domando se veramente l'oro ci salverà da qualcosa. Erika, scusami, non ti sento, ripeti. Mi domando se l'oro ci salverà da qualcosa. Se l'oro ci salverà? Sì, in qualche maniera, se sarà un'ancora di salvataggio. Ma certo che sarà l'unica ancora di salvataggio, l'oro e metalli in genere. Immaginiamoci il futuro fra 20 anni, 30 anni, magari noi non lo vedremo più, ma proviamo a immaginarci un mondo nel quale sarà tutto digitalizzato, tutto virtuale, quindi monete virtuali, tutto virtuale, qualsiasi cosa sarà virtuale, anche molti attori saranno virtuali, no? Fatti con attraverso la tecnologia del Blue Beam. Per dire tantissime cose, non sapremo più ciò che è veramente reale. Ecco, l'oro è depositato, immagino, in un cavò, meglio se è un cavò sotto trust, sarà l'unico asset esistente tangibile. Basta, non ci sarà nient'altro, perché le monete saranno tutte digitali, tutte le monete, le monetine spariranno. Dovremmo consegnarle tutte alla banca, lo sapevate, come è successo con la lira. Inutile tenere, cioè, soldi contanti. C'è la storia a New York che la mafia abbia stanze piene di soldi, no? Soprattutto la mafia, sapete, quella degli anni 20-30, che avesse accumulato soldi contanti, che avevano difficoltà chiaramente a riciclare, no? Dicono, c'è ancora questa cosa che la mafia a Brooklyn c'ha delle stanze piene di dollari. Io mi chiedo, a questo punto saranno già sparite, perché sennò dovranno bruciare tutto, non verrà più niente, nulla. I biglietti e la moneta si potranno tenere per ricordo, ma non varranno più niente. E probabilmente sarà anche illegale tenerli. Forse questo non ne frega niente, ma non mi meraviglierei se dicessero una cosa così. Quindi l'oro sarà l'unica cosa che ci salverà, perché sarà l'unica cosa che in qualsiasi momento potremo prendere e cambiare per ricaricare il telefono.
Adesso si usano i soldi, poi sarà tutto digitale, i soldi non ci saranno più, quindi si salveranno soltanto veramente coloro che hanno un asset in oro, perché anche avere un asset in case, in proprietà, ma siete proprio sicuri che non confischeranno niente? C'ho qui davanti a me una notizia, mi sembra che me l'abbia passata Diego, in cui la regione, mi sembra, questo qui è la regione Puglia, ha sequestrato tutta una zona, no? Il comune, insomma la giunta, ha deciso di sequestrare tutta una zona dove peraltro c'è la pista della Porsche, l'ovale della Porsche, non sapevo neanche che la Porsche avesse un ovale in Puglia, ma mai sentito dire, senza che nessuno sapesse niente. Notizia del 27 agosto di quest'anno. Cioè, non sapeva niente nessuno. Quindi potranno fare tutti questi decreti per sequestrare terreni, se gli torna comodo, per creare queste città intelligenti, no? Smart city, sapete, no? Ne ho anche già brevemente parlato, di 15-20 km massimo. Non è che potranno farlo, dovranno sequestrare dei terreni, e lì ci faranno quello che vogliono loro. E te ti dovrai adattare a quello che vogliono loro. Non esisteranno più le città libere come ce le abbiamo noi, saranno tutte città smart, come dette, anche le zone periferiche. Ora, le zone periferiche non lo so come lo faranno, per me saranno più grandi. Ma dopo della città smart, se vivi a Dubai c'è uno dei progetti pilota più avanti al mondo, no? A Dubai. Un altro è alle Hawaii, eh? Avete visto quello che è successo? Cioè, hanno ricreato tutta la struttura elettronica che funzionerà con l'intelligenza artificiale. Ci hanno, come ci dice il dottor De nel capitolo 1, prima di ricostruire devi distruggere. Visto, avete visto quello che è successo? Pensate che abbiano paura? Che è stato un disastro fatto con le armi laser, ormai provato, molto superiore all'11 settembre, perché a tutt'oggi 2.000 bambini sono ancora scomparsi, 2.000 solo di bambini, 2.000 bambini, poi ci sono tutti gli altri, probabilmente 7, 8, forse 20.000 persone sono morte, anche se non te lo dico. Pensate che abbiano paura questa gente qui a rifare una cosa tipo alle Hawaii, oppure quella che stanno facendo in Canada o in Spagna, in altre zone, perché poi non si sanno le cose, però se girate bene un attimino e vi documentate, trovate tutte queste informazioni, trovate, sono disponibili. Aspettate che ve le dica la RAI, questo no, oppure Canale 5. Quindi sì, la risposta è sì, perché grazie a Dio l'oro rappresenta per loro, ha un valore per l'elite spirituale, come ho detto tante volte, che proviene dall'Egitto, che proviene dalla Mesopotamia prima, che poi è passato in Egitto, che poi ovviamente passa attraverso la conquista dell'America e quindi tutto l'oro che poi è arrivato a Roma, che poi l'oro arriva al Vaticano. Pensate, guardatevi la serie dei Borgia, spiegato tutto anche lì. E quindi l'oro rappresenta per tutti coloro che sono iniziati, è come l'aria, è una cosa di cui loro non possono assolutamente, come ra rappresenta, c'è anche una bolla presentata nella trilogia, rappresenta l'anima dei cristiani dal punto di vista proprio spirituale. Non so se è stato sisto o nono a fare quella bolla lì. E quindi si deve sempre accumulare oro si deve sempre più accumulare perché delle anime muoiono e devono essere sostituite. È chiaro che questa è una cosa simbolica, no? Nella pratica l'oro per loro è l'unica vera moneta esistente. Tutte le altre sono state create così per facilitare gli scambi e i servizi, ma contano giusto, contano solo per questa cosa qui. L'obiettivo di tutta la loro operazione a quel livello lì, anche quando fanno le grandi speculazioni finanziarie,
Loro non investono in immobili, loro non investono nella borsa, loro comprano oro, argento, metalli preziosi, adesso comprano platino. E quindi tutti gli investimenti, anche gli investimenti, anche io sto cercando di fare un po' di business con la Tanzania, perché la Tanzania è una delle nazioni più ricche al mondo, eh. Qui c'è tutto, eh. Qui c'è tutto, qualsiasi cosa c'è, è che sono all'inizio e va sfruttato tutto, è per questo che io sto cercando. C'è litio, c'è cobalto, c'è rame, ovviamente oro, argento, qui c'è anche la Tanzanite, lo sapete che è l'unico paese dove c'è questo diamante bellissimo azzurro che si chiama Tanzanite e che a me piace tantissimo, quindi le opportunità qui ci sono, non lo so in Europa o nel paese occidentale, ma qua ci sono, però qui parliamo diciamo più di piano B e piano C. Allora, altre domande? Voi capite che nel momento in cui è tutto digitalizzato e mettiamo il caso che un gruppo di hacker russi, che sono sempre loro, no? Che rompono le palle, riesce a entrare in una banca europea e ruba tutti i soldi. Cosa succede ai vostri soldi? Cioè, la banca, che cosa vi può dire? Non mi venite a dire che poi c'è l'assicurazione. L'assicurazione non paga un cazzo di niente. E ruba tutti i soldi, la banca dice, se sono stati i russi cattivi, che cosa ci possiamo fare? Noi abbiamo perso tutto. Abbiamo perso tutto anche noi, chiudiamo la banca. Cosa fate voi? A chi fate reclamo? Pensate a queste cose qui. Questi scenari così estremi, ma nemmeno tanto. Qui non ci saranno, per esempio, qui non esiste. Tutto, non so. Ieri sono andato in banca, ho fatto un'operazione per una cliente che ha comprato un terreno, andava tutto bene, Erico, per fortuna. Ha comprato un terreno, è stato 4,14, ho fatto un'operazione con una banca, come normale, una banca italiana che si potrava fare negli anni 70-80. Fra l'altro, in un giorno solo abbiamo trasferito, fatto tutto, firmato il contratto, tutto a posto. A Zanzibar, in Africa. In Italia sono convinto ci deve andare magari la notaio, no? Se quell'altra 3 o 4 volte lì. È stato un po' complicato mettere insieme tutto, però una volta che abbiamo messo insieme tutto, passato la verifica, l'avvocato ha scritto insomma, ovviamente il contratto, ci siamo messi d'accordo, c'è stata solo una questione di pagamenti che ha procrastinato un pochino il tutto, però poi una volta che siamo andati in banca, la banca ha fatto perfettamente tutto quello che doveva fare. Allora, siamo così sicuri che introducono questa moneta digitale a nostro vantaggio? Dicono che sarà più facile, ma voi credete ancora alla Befana? Crediamo ancora noi alla Befana? Ma quando mai le istituzioni fanno una cosa per semplificarci la vita? Quando mai? Fatemi un esempio. Qui dovremmo anche un pochino riflettere su questi portafogli virtuali che adesso ci vendono e ci dicono, ma sì, c'è poi quella possibilità adesso che non devi tenere i soldi in banca perché sono centralizzati, allora poi si parla anche del Bitcoin, se volete si fa 2 chiacchiere su quello, è decentralizzato. Ma quando mai in America esiste una commissione che si chiama la Federal Trade Commission? Va bene? Federal Trade Commission, per chi non capisce, è la commissione dello scambio, degli scambi commerciali federali, che è collegata anche con la borsa di New York. È lì che fa sì che tutti i prodotti che vengono entrati in commercio soddisfino i requisiti di base per poter essere venduti al consumatore finale. Perché se no le aziende, i prodotti, qualsiasi cosa potrebbe essere prodotta e venduta così. Ora, è vero che ci sono già state in passato delle anomalie, vedi i derivati, perché Wall Street,
non è che Wall Street ha bisogno di pagare, di passare attraverso la Federal Trade Commission, perché la scavalca, fa quello che vuole. Però questo non succede per le istituzioni piccole, piccolissime. Ora io vi chiedo, c'è un requisito, uno, che il Bitcoin soddisfa tra i 7 o 8 elencati? Nemmeno mezzo. Allora, quando una moneta diventa così importante, non rispetta assolutamente i parametri previsti per legge. E qualche cosa ci dovremmo pure chiedere perché succede, no? Succede perché è indipendente ed è democratica e perché non passa attraverso il controllo delle banche. Sì, questo è quello che ti dicono. Ma oh, io ci stavo 20 anni in America, a me queste balle non me le raccontano più perché I'm not gonna buy them. Devo svegliare un pochino di più. Ora, io capisco che in Italia siamo molto più indietro, non ci posso fare. Io sono troppo avanti e molti sono troppo indietro. I ragazzi non possono fare niente. Dico le cose secondo la mia esperienza e come le vedo. Quindi, o mettete o vi ritroverete a mettere, dovete scegliere, non ci sono tante possibilità. O mettete tutti i soldi in banca e monete digitali, o le mettete in oro. È chiaro, poi potete magari investirli in immobili, una cosa e quell'altra, va bene, ma state attenti agli investimenti. Perché un investimento magari vi prevede un mutuo e poi il mutuo, se c'è una crisi, non lo potete pagare e la banca si prende tutto. Ci sono passato io nel 2008 col subprime, anche se li ho fregati. Li ho fregati, sono stato forse l'unico in America, scusatemi se ve lo dico, che gliel'ha messo nel culo. Perché poi alla fine di tutto io ho trovato la maniera, ci ho anche guadagnato 10.000 dollari. O 10, o forse anche di più. Però, ma frega anche me, perché avevo fatto il mutuo 2 anni, 4 anni prima, nel 2003, e 5 anni prima, mi sono trovato a dover pagare il mutuo con l'azienda, naturalmente, che soffriva per tutti i casini che hanno creato in America, e mi sono dovuto mettere lì e studiare. Come facevo, mi ci è voluto 2 o 3 mesi, ma ho trovato la maniera di trombarli. Quanti altri l'hanno fatto? No, gli altri hanno perso la casa, perso tutte le proprietà che quindi state Perdonami, attenti. perdonami Max se ti interrompo, ma io a questo credo fermamente. Il problema che mi pongo è sarà l'accesso poi a questo investimento in oro? Ecco, questo mi domando, capito? No, l'accesso non è un problema, cioè non l'accesso vuol dire riprendere i soldi, non l'accesso. Sì, esatto, nel L'accesso senso che magari al saranno fatte delle categorie, capito? Quello può, Quello quell'altro che no, non può. no, no, non sarà, no, non sarà fatta nessuna categoria. Prima di tutto, Ovest non ha niente a che fare col sistema bancario interbancario, perché un Banco d'Italia è un'azienda privata, è probabilmente, se non è lei, collegato a un trust di personaggi potentissimi, e allora lì non succede niente, come sapete. Io ho detto tante volte, noi abbiamo la fortuna per il momento di entrare nel salotto buono utilizzando la porta di servizio. Poi sta all'intelligenza di ognuno aprire la porticina, bussare ed entrare. Io questo lo dovete, lo è una scelta vostra, io non vi dirò mai che lo dovete fare, perché io non vendo niente. Va bene? Poi lo volete comprare da un'altra parte? Benissimo, adesso spesso e volentieri purtroppo mi dimentico, abbiamo una convenzione con la Z Metalli di Valenza, presso la quale vi potete rivolgere se volete comprare oro sfuso. Meglio che niente, comprate oro sfuso, io raccomando massimo fino a 10.000 euro appunto di oro sfuso. Se ne comprate di più, vedete di trovare un posto sicuro dove metterlo. Ma l'oro sarà sempre oro. Questo, ci sono due aspetti, Eric, e a chi mi ascolta. L'acquisto di oro nel mondo, immaginiamo che siamo già in regime di moneta digitale. L'acquisto di oro, che dovrebbe essere comunque permesso, e non vedo per quale ragione dovrebbe essere limitato. Le limitazioni non saranno nell'acquisto in sé, ma saranno negli importi dei bonifici, ve l'ho ridetto e ve lo ripeto, ormai sarà la quarta o la quinta volta, perché la Lagarde ha già detto chiaro che più di un terzo, certo tot al giorno o al mese non si potrà spendere. Quindi l'oro lo potete comprare, però per comprare 30 o 40
1.000 dollari, 1.000 euro di oro, è capace di vicino a 2 mesi, perché più di 2-3 mila euro al mese non ve lo fanno, non ve lo fanno fare, non ve li danno. Questo lo devono fare perché molti saranno anche lenti, ma non è che poi siamo tutti stupidi. A un certo punto ci potrebbe essere il fuggi-fuggi, no? Quindi loro devono mettere dei paletti per evitare questa cosa qui. Sono mica scemi. Loro non sono scemi, scemi siamo noi. Questo per l'ingresso, cioè per l'acquisto dell'oro. Vedo meno limitazioni per la vendita d'oro con riaccredito sul conto corrente, perché alla banca li fa altre. Che piacere che tu compri moneta, no? Quindi, Ovesta, se disponete la vendita, ve lo deve vendere, va bene, il contratto prevede questo e non c'è nessun problema. Ma l'operazione proprio più logica a questo punto, perché la vera funzione, diciamo così, di Ovesta, due funzioni, la prima da parte vostra, perché deve rimanere in Italia, di investire e diversificare gli investimenti, no. La seconda, per certi aspetti ancora più importante, mettere al sicuro l'asset, che ovviamente vale anche per il primo caso, e poi potertelo trasferire dove vuoi nel momento in cui decidi di lasciare l'Italia. Perché dopo c'è la stessa limitazione, eh. Se te devi fare un trasferimento, anziché la stessa limitazione dei bonifici all'estero, per l'acquisto di Ovesta, cioè anche quando devi mandare i soldi in Tanzania o dove decidi di andare, eh. Ti devi venire qua, magari comprare una proprietà, non la puoi comprare perché cioè, ti puoi trasferire 3.000 euro al mese. Che fai? Non fai niente, vieni qui in affitto. C'hai i soldi depositati in banca, ma li devi lasciare lì perché non li puoi trasportare. Oppure li puoi investire solo lì, in Italia. Allora lì sì, magari li puoi spendere. Diranno no. Questo è lo scenario che dobbiamo avere l'intelligenza di vedere le cose nella testa. Prima studiare, approfondire il più possibile. E sarà questo l'unico scenario possibile. Non ci saranno altri. Perché l'hanno già detto chiaro. Più chiaro di così. La Lagarde ha già detto chiaro, ma non ci sono già adesso i limiti per gli scambi di bonifici così. Grazie a Dio a Ovesta è in Germania, quindi è in Europa ancora. Giusto, Walter? Se fosse all'estero ci sarebbero anche forse più problemi, giusto? Per fare bonifici all'estero. Esatto, sì, potrebbero esserci limitazioni come le hanno fatte adesso, ad esempio, contro la Russia, che non puoi fare i bonifici. Quindi bisogna prevenirli i problemi, per prevenirli, perché dopo quando arrivano si presentano, non abbiamo nessun piano B a disposizione. Via, ora mi fermo un attimo qui, ovviamente abbiamo già fatto 40 minuti, 45 minuti, lascio a Walter la parola per un aggiornamento veloce e poi se c'è qualcuno che ha domande, a me e a Walter siamo a disposizione. Prego Walter. Ecco, io volevo fare una considerazione rispetto a quello che hai detto all'inizio di questa chiacchierata, e cioè la storia Sì. della Germania e della Seconda Guerra Mondiale e dei debiti della Germania, perché trovo molte similitudini con quello che stiamo vivendo adesso con l'Ucraina, che la solita divisione creata mediaticamente. Chi è pro-Ucraina, chi non è d'accordo è per forza pro-Russia e così via, ma sta sviando l'attenzione da un fatto. Tutte le armi, tutte le munizioni, tutti gli aiuti che stanno andando all'Ucraina non sono a fondo perduto. È come il PNRR. Adesso pian pianino qualcuno sta dicendo: attenzione, sono soldi da restituire. E quando uno Stato si indebita, diventa schiavo di chi gli ha dato i soldi, chi gli ha fatto credito. E questo comporta una serie di conseguenze che non vengono evidenziate per niente. Adesso sembra veramente una crociata,
ma come effettivamente anche le crociate, lo scopo era quello di arricchire qualcuno. Quindi questo porterà sicuramente a delle conseguenze per l'Europa che non sono certamente piacevoli. Detto questo, torniamo invece all'oro. Io rimango convinto che, come dicono i banchieri, solo l'oro è denaro, tutto il resto è credito. Questo l'ha detto Ferdinand Lips tanto tempo fa. Sia effettivamente una garanzia in termini di diversificazione sul futuro. Quindi, se si vuole essere previdenti, avere una parte del proprio patrimonio in oro è sicuramente la cosa migliore da fare e più saggia. Sulla possibilità di renderlo liquido, di renderlo fruibile, io credo che oramai le transazioni avverranno comunque o con delle valute fiat nuove o con delle valute digitali con alla base metalli preziosi o in qualsiasi modo avverranno, saranno comunque rapportabili, spero rapportate, ma quantomeno rapportabili all'oro, il che significa che avendo quella disponibilità fisica, la si può convertire in quella che sarà la moneta nel momento in cui se ne dovesse avere bisogno. Quindi questo è un concetto che devo dire attualmente, già da tempo, ma attualmente ancora mi sento di indicare. Devo dire che tante cose che non avrei mai pensato potessero accadere se non nei film, invece le abbiamo viste accadere. Pandemia Tocek. Per cui mai dire mai per qualsiasi evenienza che adesso neanche immaginiamo, ma sono ottimista sul fatto che non debba succedere. Ecco, su questo la soluzione di Ovesta la ritengo veramente ottimale, sia per qualità sia per modalità. Proprio perché offre la possibilità a chiunque, non è una cosa limitata a chi dispone di grandi capitali e li può investire. Quello l'hanno sempre fatto. Chi aveva i soldi, l'oro l'ha comprato comunque quando l'oro non era disponibile per tutti. Adesso invece c'è la possibilità, adesso è da parecchio tempo, ma in Italia dal 2000 che è stato liberalizzato il commercio dell'oro e non pubblicizzato e che si può anche da semplici cittadini pensare a crearsi un proprio patrimonio in oro fisico. Con Ovesta questo può essere fatto sia con i piani di accumulo nelle tariffe Smart, Business e Premium, sia per chi ha già disponibilità di una somma importante con la Royal Class. La Royal Class è una tariffa che parte formalmente da 50.000 euro, viene accettata anche per importi minori. Visto che ne approfitto di questa diretta perché, ahimè, c'è stato un potenziale cliente di Ovesta che voleva fare la Royal Class, ma la voleva fare con 30.000 euro. Gli ho spiegato che nel contratto c'è scritto 50.000 perché quello è l'importo minimo, ma che non è un problema. Ora, chi ha fatto per importi inferiori ha verificato sul campo che la cosa è effettivamente così. In questo caso che è capitato purtroppo, mi pare la settimana scorsa, il cliente si è sentito non sicuro a sottoscrivere un contratto per 50.000 euro avendo intenzione di investirne di meno. E visto che in Italia siamo abituati al fatto che quello che è scritto è quello che conta ed è giusto che sia così d'altra parte, purtroppo in questo caso ha rinunciato a fare questo tipo di investimento almeno per il momento. Però qui credo che in collegamento oggi ci sia più di uno che ha già
avuto modo di verificare invece che assolutamente lo si può fare e non ci sono obblighi o altre spinte commerciali per fare qualcosa in più da parte di Ovest. Questo viene accettato, io l'ho detto e lo confermo. Ecco, quindi se qualcuno vuole fare una Royal Class, l'ho detto che non è una regola, ma se si parte dai 25.000 euro, a dire il vero c'è stato anche un 20.000 con un successivo acquisto per altri 5.000, ma è senz'altro possibile. Ne parliamo, se c'è qualche esigenza particolare io la chiarisco prima con Auvesta e dopo quando do l'ok vuol dire che la cosa è fattibile. Ecco, detto questo, lascio libertà di parole e di domande. Prego, se avete domande, stiamo avviando la chiusura. Quello che posso dire è che, ve l'ho detto già tante volte in passato, Auvesta è un po' come la Mercedes, no? È un po' più cara delle altre aziende ed è giusto che sia così perché da una stima, da un calcolo insomma, che abbiamo fatto anche con Walter, grosso modo, per esempio, il discorso che poi Auvesta deposita tutto all'interno di questo fondo fiduciario, ovviamente ha un costo che io personalmente ritengo dovrebbe essere dall'1,5 al 2%. Ora, anche qui è un discorso che uno può dire, ma a me non me ne importa niente, io sono contento di tenerlo in Svizzera, benissimo, tenetelo dove volete. Però è chiaro che questo qui è un servizio che va pagato da parte di questa, che da questa deve ricaricare. Quindi se uno è contento di comprare una Toyota, e compri una Toyota, è inutile che mi vada a sindacare la Mercedes, scusatemi, no? Dice, ma la Mercedes sta qui, ma insomma giri in Toyota perché non si può permettere una Mercedes, ma non mi, non, o una Porsche, non mi rompere le scatole se io compro una Porsche, no? Cosa te, che se ne frega? Vai in Toyota e seguila. Con tutto rispetto per la Toyota che fa delle macchine bellissime, devo dire, ormai non sono neanche più utilitarie, però hanno sempre uno status diverso, no? Da una macchina tedesca o comunque una macchina di immagine. Invece tante volte c'è questa mania di contestare, no? L'altro senza guardarsi in casa. Ecco, l'abbiamo detto tante volte. Auvesta è un attimino, un punto, forse due, più caro delle altre aziende. Però è un caro per modo di dire. Vi faccio un esempio: ci sono aziende per cui entri e paghi meno, però c'hai la penale quando esci, oppure. Ti prendono i soldi quando esci. Ora, dal punto di vista del marketing, io capisco queste cose che sono fatte un po' cose furbe. Infatti, se io personalmente avessi dovuto scrivere le regole, in questo caso qui di Ovest, avrei fatto una maniera un pochino più furba, all'italiana, diciamo, ma non per fare il furbo, ci mancherebbe altro, ma perché conoscendo Dennis, buongiorno, non ci conosciamo, se non ti dispiace, ti mando un salutino, così poi se vuoi mi puoi scrivere, perché te non mi puoi scrivere se non ti scrivo. Benissimo. Quindi dicevo, avrei fatto sto marketing, no? Comunicazionale un attimino più efficace, soprattutto per la mentalità italiana, e questo avrebbe sicuramente portato un 20% di in più di produzione alla fine dell'anno, che sono tanti soldi per loro, però sono tedeschi. E ragione la tedesca, cioè, poi sono anche molto conservatori nelle cose che fanno e vogliono lavorare in quella maniera lì. Purtroppo quando si parla di marketing strategico si parla di queste cose qui. Anche grandi aziende, ma anche molte aziende con le quali ho lavorato io quando ero in agenzia, eccetera, fanno delle cose all'italiana, qui in Italia. E ma quando vendi una cosa in America o nel resto del mondo, devi capire come l'acquirente dall'altra parte le vuol comprare. Perché se no ti c'hai un prodotto fantastico, però poi non te lo comprano perché sei carente in tutti quegli aspetti. E
minimi ma comunque importanti che soddisfano, che sono quelli che fanno la differenza e che soddisfano il consumatore finale. Benissimo. Altre domande? Ecco, ricordo, Diego mi ha mandato, grazie Diego, mi ha mandato una nota, Scoperti dalla famiglia Agnelli. Ricordo che gli Agnelli, il buon Agnelli, è famiglia di iniziati, non avrebbe, non riuscivi, non puoi fare niente in quegli anni lì, ma anche oggi, se te non sei all'interno degli ordini, o se te non hai, no, mi spiego meglio, non parlo solo di massoneria. Se non hai prestato un giuramento, te lo dico così, perché i soldi li girano loro. A chi è fuori gli lasciano delle briscoline, ma praticamente non può fare niente. Anche se sei capace, se hai le idee chiare, se sei motivato, se hai tutto quello che in teoria serve, ti manca ancora la cosa più importante. E se non la capisci, non ti disperare se poi magari non hai delle difficoltà, dei limiti, non riesci a portare l'azienda al livello che vuoi, perché soprattutto in Italia è tutta una mafia così, che ovviamente in alcuni aspetti magari è anche, come posso dire, dà qualcosa indietro con le varie operazioni di charity, no, che fanno. E alcune funzionano piuttosto bene, eccetera, benissimo, però sono lì per far soldi e per controllare quello che facciamo, trarre vantaggio purtroppo, soprattutto in Italia. Infatti, se voi notate, l'iniziato in Italia, non, se te li chiedi a uno, a Sgarbi gli chiesto, ma lei è iniziato? Dice, no, no, mio papà era iniziato, mentre Sgarbi anche lui è un massone. Visitate il suo sito. C'è il caprone, appena aprite c'è la capra. Ora uno apre il sito, non sa niente, dice, Sgarbi ha scelto la capra perché gli piacciono gli animali, ha scelto una capra. Ma quello è un messaggio immediato per far capire chi è, per chi conosce di simbologia. Da quando ho iniziato a parlare di simbologia non mi ha più invitato nessuno, ma io sono contento così, non mi lamento mica. Ho iniziato poi a parlare anche di oro. Ancora peggio. Altre domande? Vediamo se riesco, benedetto signore. Scusate, eh? Ecco, sono dovuto uscire e rientrare. Diego che mi ha mandato Costanzo, certo, sono tutti. Voi pensate che Berlusconi avrebbe potuto fare quello che ha fatto senza essere nella P2, ma scherziamo davvero, ma gli avrebbe dato un calcio in culo a dire ma che cazzo sei te, vai allo stadio a tifà Milan, vai, cioè, capito? Comunque non demoralizziamoci, cioè, queste cose noi ci riguardano, ve le dico così magari ci pensate, però voglio dire, concentriamoci bene adesso, questo periodo, perché adesso le monete digitali le introdurranno a fine mese, a fine anno, l'hanno già detto. Ottobre-novembre sono mesi molto importanti, diventerà il progetto del passaporto digitale, diventerà operativo, quindi cominceranno a introdurre i requisiti per farlo, le nuove procedure, così come l'introduzione delle monete digitali. E quindi ancora più importante emergerà il certificato vaccinale, che per il momento è ancora a disposizione. Poi non lo so se sarà ancora a disposizione in futuro. Io ne parlo soltanto a tu per tu, di questa cosa qui non ne posso parlare in diretta, non è neanche l'argomento. Dunque, Giuseppe e Dennis, vi siete collegati tardi. Avete per caso delle domande? Non vi voglio disturbare, eh? Se non volete intervenire, non ci sono problemi, assolutamente. Chiudiamo qua. Stasera abbiamo fatto un'oretta, poi sono anche con dei clienti e devo scappare.
Va bene, ricordo in chiusura che ho esteso la mia promozione fino a domani, l'ho postata sui canali, quindi la potete vedere. Quindi vuol dire questo, che chiunque chiami me o chiami Walter di qui, no, cioè fino a domani sera, usufruirà della mia promozione, quella di Oveste già scaduta. Bene, non ripeterò questa promozione a breve. Non lo so se la farò ogni tanto, la faccio a fine anno, ma non so neanche se la rifarò, per essere sincero. Comunque, vedremo. Benissimo, allora se non avete nessuna domanda, io vi ringrazio e vi do appuntamento per quello che riguarda l'oro al prossimo sabato e per quello che riguarda magari il piano B e il piano C, per coloro che hanno anche una mezza idea di venire qua e fare una visita alla Tanzania. Ricordo che ho ancora 2 o 3 posti a disposizione di qui alla fine dell'anno e poi si vedrà per il prossimo anno, perché a me con ero firmato un contratto per un'altra cliente e quindi mi inizia un sacco di lavori e non voglio mettere troppa carne al fuoco. Quindi può anche darsi che il prossimo anno, anziché un cliente al mese, ne prenderò uno ogni 2 mesi o uno ogni 3 mesi. Quindi purtroppo troppe cose non si possono fare, poi ci sono anche altri progetti. Quindi. Benissimo, allora io come al solito ringrazio il dottor Manca della sua partecipazione e auguro un buon fine settimana a tutti. Ciao. Anche da parte mia, buon fine Grazie settimana a mille per tutti. la nota.